Lasciamo un anno difficile con l'augurio che il 2013 segni una ripresa per l'Elba e per il turismo. È stata all'insegna di questa speranza la cena degli auguri che anche quest'anno gli albergatori elbani hanno organizzato all'Hotel Le Picchiaie. Obiettivo per il prossimo anno traghetti a prezzo equo, ma accanto a questo anche altri progetti. Uno è per portare la clientela straniera all'Elba, perché è quella che può in qualche modo cercare di sostituire e migliorare i numeri della diminuzione che c'è stata quest'anno. Secondo è l'intervento che penso che ci sarà e che comunque sarà fatto nel campo dei trasporti, perché la grande sfida che dobbiamo fare per il 2013 è quella di portare un pacchetto trasporti che sia il più efficiente possibile, quale credo che ci sarà con quattro compagnie, e con i prezzi equi concorrenziali. Credo che siamo vicini al raggiungimento dello scopo, perché le compagnie hanno mostrato per il 2013 una programmazione con alti numeri, con dei prezzi efficienti, e a questo punto bisogna che tutti insieme cerchiamo di collaborare per far arrivare questo messaggio che devono conoscere in Italia e all'estero, che l'Elba è raggiungibile a prezzo equo. Questa è la sfida che noi cerchiamo di portare avanti come associazione albergatori, ma vicino a noi. Non mi sento isolato in questo momento, magari l'anno scorso ci sentivamo più isolati, adesso credo che questo problema sia in parte superato, grazie forse anche al cambio che c'è stato nella responsabilità delle compagnie di navigazione, perché è giusto riconoscere che i tempi cambiano e i problemi vanno risolti.